Benvenuti a tutti ai campionati europei di Rimini 2024. Siamo durante le qualificazioni delle senior. Siamo alla trave, cominciamo con un attrezzo molto importante. Angela Andreoli è entrata in salto avanti, raccolto, eseguito molto molto bene. Ribaltata e salto avanti raccolto, ben piantato sulla trave, bravissima. Si prepara per i wolf turn, 1,5. Parte a terra a contatto con la trave. E si prepara per un'altra serie acrobatica, questa volta all'indietro, flick, salto teso smezzato e salto teso smezzato. Perfetto, bravissima Angela. Enjambe cambio e enjambe sul posto con mezzo giro, passo di danza eseguito molto molto bene, brava Angela, sta andando molto bene al momento. Ribaltata senza mani, enjambe sul posto, buon collegamento. Parte laterale che è molto importante nella composizione dell'esercizio, deve essere una parte coreografica che va da punto A a punto B a punto C. E uscita, rondata e doppio carpio. Bravissima Angela, molto molto bene. Il punteggio di Angela è di 13.700, veramente un punteggio ottimo per cominciare la nostra gara. Ricordiamo che questa gara serve per le qualifiche per la finale a squadre e per le finali per attrezzo. Molto bene l'entrata di Manile Esposito con uno sbilanciamento un po' grosso all'arrivo della serie acrobatica. Enjambe cambio e enjambe sul posto con mezzo giro e flick smezzato molto molto bene. Un ottimo ritmo di esecuzione, ribaltata senza mani, enjambe sul posto e di nuovo il flick. Il flick si può ripetere per prendere l'abbuono della serie 3. Una ruota senza mani. Bellissima la trave di Manila con un ritmo incredibile, non si ferma mai, è sempre in movimento ed è una cosa ottimale. Un triplo giro in wolf position, parte a terra, molto bella ed elegante. Sempre parte coreografica per riprendere fiato. E si avvicina alla punta della trave per eseguire l'uscita. Rondata e doppio carpio. Wow! Bravissima Manila, esercizio veramente fantastico. Infatti 14.200 per lei ed è il primo punteggio. Veramente molto alto, molto molto bene. Iniziare alla trave non è mai semplice. Ed ora iniziamo con una delle due gemelle d'amato. Flick e salto teso smezzato. Enjambe cambio e enjambe sul posto con mezzo giro. Salto costale. Brava Asia. Enjambe cambio con mezzo giro con un piccolo passettino indietro. Ribaltata senza mani. Eseguita in maniera impeccabile. Un giro in passé. Ora anche per lei una parte a terra, contatto con la trave. Un ottimo ritmo di esecuzione anche per Asia, brava. Bello questa parte laterale. Ben movimentata e ben costruita.
e anche per lei l'uscita rondata e doppio carpio con un passettone all'arrivo, però brava Asia, che corre a complimentarsi con le compagne e soprattutto con la sorella gemella Alice. Ed eccoci qua con Alice D'Amato. Entrata in enjambe cambio e collegato subito a una ribaltata senza e un divaricato frontale, molto molto bene. Poi anche un sison per avere subito la serie artistica. Enjambe cambio e enjambe cambio d'anello. E flick corp, oh mannaggia. E flick corbut, questa potrebbe essere considerata una caduta sull'attrezzo, però mantiene la concentrazione e va avanti, brava Alice. Si prepara per la serie acrobatica dietro, flick e salto teso smezzato. Salto avanti raccolto, perfetto. Un doppio giro in wolf position. Parte laterale per lei, anche per lei molto bella, ben costruita. Sicuramente si vede un gran bel lavoro sulla coreografia della trave. E uscita in doppio avvitamento e mezzo, bravissima. Molto molto bene, il suo punteggio di 13.766 fa proprio pensare che non le sia stata data la caduta sull'attrezzo. E termina la nostra rotazione alla trave con un totale di 41.666, è un ottimo, veramente un ottimo punteggio per la rotazione della trave. Ma passiamo al corpo libero con subito la nostra elegantissima Manila Esposito. Questo modo molto molto elegante di muoversi è veramente ormai il suo biglietto da visita. Una ginnasta che non ha ancora compiuto i 18 anni, ma che si sta facendo veramente molto valere nell'ambiente. Triplo giro in accosciata, brava. Si avvicina all'angolo per la prima diagonale acrobatica. Doppio teso, bravissima. Un piccolo saltello all'arrivo, ma molto molto bene. Enjambe cambio con un giro. E poi due giri impugnati più illusion, molto brava. Enjambe ad anello. E salto strag. Cambio di ritmo musicale per lei. Ed ora un'altra diagonale acrobatica. Due avventamenti e mezzo più salto teso avanti. Bravissima. Con questa combinazione prende anche l'esigenza del lavoro avanti. Doppio carpio. Anche qui con un piccolo saltello all'arrivo, ma bravissima. E termina, brava Manila, per lei un ottimo 13.600. Un sacco di bambine, un sacco di tifosi per la nazionale italiana e per le nostre fate. Ed ora passiamo al corpo libero con Alice D'Amato. Doppio giro impugnato, eseguito molto bene. Si avvicina all'angolo per eseguire la prima diagonale.
Rondata Flick e Silivas. Mannaggia, arrivo un po' a spalle avanti e la pedana sappiamo bene quanto può far rimbalzare all'indietro. Esce dall'angolo per poi ritornarci e fare ed effettuare la seconda diagonale. Doppio teso. Ah, cappero. Arrivo molto molto pesante sui tendini e sulle caviglie. Evita la caduta, ma arrivo veramente molto importante e pesante sulle gambe. Enjambe cambio e salto strag. Enjambe sul posto con un giro. Doppio avvitamento avanti con un grosso grosso saltellone in avanti e un'uscita di pedana. Enjambe cambio ad anello e va a terminare. Un esercizio un po' alla rincorsa, 12.466 per lei con ben 0.40 di penalità neutre per le uscite di pedana. Intanto si dà il cambio con la sorella gemella Asia. Eccoci, saluto alla giuria e ci si prepara. Ecco Asia D'Amato al corpo libero. Parte con una parte coreografica e poi un doppio giro impugnato anche per lei, molto preciso. E doppio teso in prima diagonale, eseguito abbastanza bene, anche qui l'arrivo non pulitissimo, però va bene. Gamba Asia. Tabak, questo ho eseguito piuttosto bene, l'arrivo anche piuttosto controllato. Doppio giro in accosciata. Rondata e salto teso con un avvitamento. E doppio raccolto. Purtroppo non termina l'esercizio, ha sentito sicuramente un dolore al ginocchio, le fa male. Purtroppo è un'immagine che non avremmo voluto vedere, perché Asia rientra appunto da un altro infortunio al ginocchio. Speriamo che non sia niente di grave. Esce in braccio a Marco, ecco Salvatore che arriva in soccorso. Adesso sicuramente andrà a fare tutti i controlli del caso, in bocca al lupo ad Asia, speriamo veramente che non sia nulla di grave. Veramente tantissimi in bocca al lupo per lei. Sicuramente compito arduo quello di Angela, che deve andare ad eseguire l'esercizio al corpo libero dopo comunque un infortunio, anche se speriamo di minima entità, della compagna. Parte con una coreografia molto importante Angela. Triplo giro in Wolf, brava, lei ha veramente energia da vendere. Flick tempo, flick tempo, flick, flick e Zucara carpiato. Bravissima Angela. Sempre meglio gli arrivi un pochino più abbondanti piuttosto che scarsi, per appunto non rischiare di farsi male. Avvitamento indietro e doppio raccolto. Leggermente le spalle avanti all'arrivo. Enjambe cambio e Enjambe cambio con un giro molto bello, tra l'altro subito collegato a una parte coreografica, molto bene. Doppio giro impugnato, terminato in maniera eccellente. Teso avanti smezzato, rondata flick e doppio carpio. Super Angela, grandissima. Un salto strag.
e andiamo a vedere il termine del suo esercizio. Bravissima, compito arduo appunto come ho detto prima per lei, perché eseguire un esercizio dopo aver visto una compagna farsi male non è per niente facile, ma lei ha veramente tirato fuori un coraggio da leonessa. Brava Angela. Andiamo, Angela al corpo libero ha ottenuto 13.400, mentre passiamo al volteggio dove entra in gara Elisa Iorio. Al corpo libero abbiamo ottenuto un totale di 39.466. Elisa al volteggio, rondata e Yurchenko con un avvitamento. Siete tantissimi appassionati presenti alla Fiera di Rimini per questi campionati europei. Alice D'Amato al volteggio. Uno Yurchenko con doppio avvitamento, un passo piuttosto lungo all'arrivo ma eseguito piuttosto bene il salto, 13.966. Ha ottenuto 13.100. Ecco, volteggio di nuovo, Manila Esposito. Anche per lei un salto dallo Yurchenko, salto teso con un avvitamento e mezzo, eseguito direi veramente in maniera magistrale. Bravissima Manila, un 13.566 per lei e per il suo totale sicuramente questo è un bel punteggio, perché sta portando avanti una gara veramente veramente splendida. E ora vediamo il quarto salto dell'Italia. Ricordiamo la formula di questi europei, si sale in 4 e si prendono i 3 punteggi per la qualifica, mentre nella finale a squadre ci saranno i 3 punteggi secchi. Questa gara serve anche come qualifica per le finali ad attrezzo. Ecco il volteggio di Angela, Yurchenko anche per lei con un avvitamento e mezzo. Bravissima, eseguito piuttosto bene, leggermente sporche le gambe sulla fase di volo, un pochino piegate, però porta a casa un 13.633. Bravissima Angela. Tra l'altro ovviamente Elisa Iorio subentra al volteggio al posto di Asia, che è andata a fare degli accertamenti per il suo ginocchio, e anche Angela eseguirà le parallele al posto di Asia, quindi un rimescolare un attimo le carte durante la gara sicuramente non è semplice per le nostre ragazze, però sono veramente delle professioniste, quindi stanno veramente reagendo molto molto bene. Al volteggio abbiamo ottenuto un totale di 41.165. E ora passiamo all'ultimo attrezzo, le parallele asimmetriche con Manila Esposito. Kipe verticale e Nabieva, bellissimo, collegata a un salto pack, sequenza perfetta, piantata a sciapo e pack avvitato, bravissima, piantata a sciapo con mezzo giro, gran volta con un giro, cambio petto in cubitale, eseguito molto bene, e un doppio raccolto d'uscita piantato per terra. Bravissima Manila, che esercizio spettacolare. Infatti il suo punteggio è di 14.066. Un totale per Manila di 55.432. Ricordiamo che oggi verranno date le medaglie individuali per l'all around e questo punteggio può essere veramente veramente molto interessante per Manila. Ed ecco Angela Andreoli che sale come seconda, piantata Kachov e salto pack, bravissima Angie, piantata con un giro, Shaposnikova collegato a un salto Kachov, brava Angie. Marco Campodonico in assistenza e prima abbiamo visto Monica Bergamelli
cambio petto in cubitale e doppio avanti anche per lei. Fantastico, brava Angie, soprattutto brava per aver portato a casa i quattro attrezzi in maniera eccellente. Ed è subentrata ad Asia D'Amato proprio alle parallele, ma direi che è stata veramente bravissima. E un punteggio per Angela Andreoli di 13. No. Ora Alice D'Amato. Kipe verticale, piantata con un giro e piantata sciapo. Salto Kachov. Stalder, Kachov e salto pack collegato, collegato a uno stalder sciapo mezzo giro, bellissimo. Questa è una sequenza veramente di altissimo valore tecnico ed eseguita pure perfettamente. Cambio petto in cubitale, gran volta in cubitale con un giro e doppio avanti. Brava, anche Alice porta a termine una buona gara, qualche sporcatura a corpo libero, però sicuramente avrà il cuore un po' ammaccato a causa dell'infortunio della sorella, ma complimenti comunque per l'ottimo punteggio. Anche lei porta a casa un totale ben di 54.831, mentre Angela Andreoli 53.766. Forza fate, anche noi incitiamo in maniera esagerata le nostre beniamine. Ultima salita alla parallela è quella di Elisa Iorio. Intanto Alice alle parallele porta a casa un fantastico 14.633. Kipe verticale, stalder Kachov e salto pack, piantata sciapo, bravissima. E stalder con mezzo giro ed Eiova, stalder sciapo con mezzo giro, fantastico. Il ritmo di esecuzione di Elisa alle parallele è veramente qualcosa che ci invidia tutto il mondo. Cambio petto in cubitale, cubitale con un giro perfettamente allineato alla verticale e doppio avanti, controllatissimo. Grandiosa anche la nostra Elisa Iorio, che si porta a casa un 14.300, 42.999 il nostro totale alle parallele, per un totale di squadra di 165.296. Quindi rivedremo le nostre fate domenica alla finale a squadre, ma le rivedremo prima sabato nelle varie finali per attrezzo. Intanto proprio inquadrato Enrico Pozzo, perché tra poco ci rivedremo con le ginnaste juniores.